L'idea originale è venuta da una coppia di giovani sposi che ha deciso di regalare agli invitati, dopo la cerimonia e prima del banchetto, una visita guidata al Museo archeologico di Ancona. Chiara Paduano si è infiltrata in questo originale festeggiamento. Vediamo. Il sì tra le antiche mura di Palazzo degli Anziani, storica sede delle magistrature cittadine, oggi del Consiglio Comunale. E poi, pochi metri più in là, una visita guidata al Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Un regalo speciale, mai fatto prima, ci assicurano dal museo, che gli sposi hanno deciso di donare ai loro invitati. E sabato pomeriggio, Massimiliano e Michela, 32 anni, rispettivamente di Ancona e Recanati, sono da pochi minuti marito e moglie e i loro festeggiamenti iniziano proprio dalla visita al museo. Siamo in una delle zone più belle di Ancona, che noi adoriamo, ce l'abbiamo nel cuore. Qui vicino c'è questo palazzo meraviglioso, che è una delle più grandi ricchezze della città, e quindi ci faceva piacere farlo conoscere ai amici e parenti, perché molti vengono da lontano e quindi ancora di più ci piaceva regalargli qualche momento. Le guide del museo li accolgono, dividono gli invitati in gruppi e li accompagnano a conoscere la preistoria e la protostoria del territorio marchigiano, le testimonianze della civiltà picena, della gallica, di Ancona in età romana. Il museo come ha accolto questa richiesta particolare? Molto particolare, l'abbiamo accolta con grande entusiasmo perché naturalmente è un regalo eccezionale, è un regalo inedito ed è una cosa che ci fa molto piacere. Ci auguriamo naturalmente che diventi una bella abitudine. E poi ci sono gli invitati degli sposi piacevolmente colpiti da questa sorpresa. Ne ve l'aspettavate una visita al museo? No, assolutamente no, è stupendo ed è davvero interessante, una bellissima idea. Ci aspettavamo magari di fare un giro per la città e niente, siamo rimasti piacevolmente sorpresi, molto carino come posto, non l'avevamo mai visto prima. È molto bello, sì. Anche tu di Perugia conoscevi già Ancona, è proprio una novità. No, è una novità, una bella sorpresa. E devo dire, una bella idea originalissima, quindi brava Miki.